Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata di Polifemo che come al solito si divide in più parti. Inizieremo dalle questioni sanitarie riguardanti l'area ionica e siamo qui dinanzi alla struttura ospedaliera dell'ospedale nord del Moscati, Paolo VI Taranto. Questa mattina siamo ovviamente in registrazione, ci sarà la stabilizzazione ufficiale con firma di contratti a tempo indeterminato, la stabilizzazione per 170 unità lavorative, erano appunto dei precari. E abbiamo colto questa occasione per salutare certamente questo momento della stabilizzazione, così come l'inaugurazione del reparto di pneumologia, ma dicevo l'occasione è propizia anche per affrontare altre tematiche, le emergenze della sanità ionica. Siamo con l'avvocato Stefano Rossi, direttore generale della ASL di Taranto. E allora partiamo da questo momento importante: da un lato la stabilizzazione di 170 unità, dall'altro la inaugurazione del reparto di pneumologia. Diciamo che è una boccata d'ossigeno per una città che vive drammi ambientali pesanti. Si sanano due gravi vulnus. Uno è quello del precariato storico, qui avevamo dipendenti, molti dei quali infermieri, che lavoravano con noi da tanti anni, ma che per non aver mai superato un concorso continuavano a essere precari. Grazie alla legge Madia e grazie anche agli indirizzi dati dalla Regione siamo riuscitinoi insieme a tutte quante le altre ASL a stabilizzare questo personale storico. In più saniamo un altro vulnus: Taranto non aveva dei posti letto di pneumologia specifici. Fino ad oggi la pneumologia operava nell'ambito di un reparto di medicina, qui ha finalmente una sua dignità e tra l'altro viene messa in linea e in sinergia con l'oncologia. Ecco, direttore, vogliamo parlare, allargare un po' il campo ad altri argomenti, per esempio il discorso del pronto soccorso. È inutile dirlo, è superfluo dirlo, che la struttura del Santissima Annunziata scoppia. Certo, da un lato occorre che i medici di base svolgano per così dire una funzione di filtro e quindi che non si vada ad intassare il pronto soccorso, però ovviamente ci sono delle emergenze rispetto alle quali la situazione diventa problematica, cioè se una persona ha una frattura i tempi di attesa, essendo un codice verde, possono anche essere 6-8 ore. Ecco, come cercare di dare risposte e non si potrebbe fare qualcosa per riaprire quelle strutture di pronto soccorso che sono state chiuse? Allora, la domanda è propizia per ricordare che qui al Moscati opera una postazione fissa del 118 che eroga prestazioni di emergenza urgenza eccezionali. Nell'ultimo anno ne abbiamo erogate circa 24.000, quindi ricordo a tutti gli utenti di rivolgersi qui al Moscati, perché opera una struttura di emergenza urgenza in grado di rispondere alla stragrande maggioranza delle esigenze. Quindi non è importante pronto soccorso sì, pronto soccorso no, l'importante è avere una filiera di emergenza urgenza in grado di rispondere alle aspettative. Quindi ricordiamo, qui non è chiuso nulla, anzi, se noi andiamo a visitare, e invito anche la truppa andare a visitare, esiste una struttura di emergenza urgenza in grado di dare tutte le risposte necessarie. Ecco, altro discorso, quello relativo alle liste di attesa. Ci sono state alcune polemiche in regione. Come cercare di smaltire le sacrosante esigenze del paziente? Ma quella è una piaga che ci vede tutti quanti coinvolti. Maggiore appropriatezza nelle prescrizioni, evitiamo le prescrizioni appropriate. Faccio un esempio: la lista d'attesa più lunga è per l'elettromiografia e per riconoscimento unanime sia degli ortopedici che dei neurologi che l'esame è prescritto in modo più inappropriato di questo mondo. Quindi attenzione, le risorse sono poche, vanno ottimizzate, non bisogna cadere nel consumismo sanitario. Il dottor Gregorio Colacicco, direttore sanitario della ASL di Taranto. Allora, direttore, facciamo un po' il punto sulla risposta sanitaria all'utenza tarantina. Oggi la inaugurazione della pneumologia, la stabilizzazione di unità precarie, quindi per far sì che l'offerta ovviamente sia migliorativa anche dal punto di vista proprio numerico. Quali altri obiettivi all'orizzonte? Vabbè, una riflessione sugli eventi di oggi. Sicuramente questo personale e questi operatori che finora hanno tanto dato alla sanità ionica meritavano un momento di stabilizzazione, ovvero la serenità
che tutti gli operatori, di cui tutti gli operatori hanno bisogno. La serenità, perché la serenità fa lavorare bene, dà nuove motivazioni, e a vedere tutti i giovani che sono venuti a firmare, sicuramente questo è una ventata di linfa nuova per la sanità pugliese, che ha bisogno sì di strutture adeguate, ha bisogno di tecnologie perché deve essere high tech, ma questi ragazzi dal volto umano sicuramente porteranno tanta professionalità e tanta umanizzazione all'interno delle nostre strutture. Il DM70 ha ridisegnato gli ospedali in tutta Italia secondo criteri di sicurezza, recepito da un regolamento regionale, ha previsto per la nostra provincia ionica, diciamo, un presidio centrale e due ospedali di primo livello e un ospedale di base. Il POC centrale, ahimè, nelle more della realizzazione del San Cataldo, è diviso su tre stabilimenti, diciamo, non plessi perché sono distanti, quindi il Santissima Annunziata, il Moscati, e oggi va sottolineato che va, diciamo che in un certo senso inauguriamo anche un'identità di questo stabilimento, cioè che è uno stabilimento a vocazione oncologica e dedicata a San Giuseppe Moscati. È importante anche l'identità di una struttura, e quindi, come dicevo, anche Grottaglie, dove ci sono altre unità operative. Inauguriamo oggi l'unità operativa di pneumologia perché rispetto alle problematiche e a quello che ci aspettiamo in termini di patologie, così come ci proiettano i dati della statistica e dell'epidemiologia, diciamo che la pneumologia ha un risalto notevole. Quindi questo, che finora era un servizio portato avanti da dirigenti medici di eccellenza, adesso avrà una sua dignità di posti letto e di reparto. A breve sicuramente ci vedremo di nuovo in quel di Grottaglie, dove sono già in fase di avvio il completamento dei posti letto della lungodegenza da 14 a 32 e l'attivazione del primo modulo di riabilitazione dei 40 posti letto che sono previsti. Assessore Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, il territorio cresce grazie a queste iniziative, grazie a questi provvedimenti che danno una boccata d'ossigeno alla sanità ionica, l'inaugurazione del reparto di pneumologia, la stabilizzazione. Lei in tante occasioni nell'ambito della consiliatura ha sottolineato l'importanza fondamentale, imprescindibile, di implementare il personale. Diciamo che ci sono speranze per alleviare le sofferenze dei nostri malati. Lentamente, ma con costanza, stiamo incominciando a raccogliere risultati importanti per la stabilizzazione del personale, quindi la capacità di riuscire a offrire maggiore competenza nelle nostre corsie, nei nostri ospedali, nei nostri distretti. E poi la questione importantissima dell'inaugurazione del reparto di pneumologia, che insomma è un aspetto importante per la città di Taranto. Dobbiamo continuare con l'emergenza urgenza, continuare con il varo dell'Agenzia Regionale Unica per l'Emergenza Urgenza, e a brevissimo inaugureremo all'ospedale di Grottaglie la riabilitazione fisiatrica. Stiamo lavorando anche per spostare la geriatria a Grottaglie, stiamo lavorando per ottimizzare gli spazi qui al Moscati per renderlo davvero un polo di eccellenza, un polo oncologico, e quindi che necessita anche di maggiori spazi. Insomma, risultati importanti che sono il frutto di tante battaglie, di tante richieste che alla fine, dopo mesi, in alcuni anni, in alcuni casi anche anni di lavoro, stanno arrivando a compimento. La pneumologia come momento, come punto imprescindibile ovviamente in una realtà
stuprata quella ionica dal punto di vista ambientale. Certo, Taranto ha dato tanto e bisogna invertire la tendenza. Ho sempre detto che lo Stato deve farsi carico di Taranto per quello che ha dato al sistema industriale italiano. C'è bisogno di risorse importanti per, su duplice binario: uno, quello di avviare le necessarie bonifiche vere, quelle da prescrizione nell'AIA, e l'altra mettere i soldi per fare azioni di screening, di prevenzione importante e avviare reparti di eccellenza che necessitano di somme economiche notevoli, di acquisto di apparecchiature che in parte già ci sono state ma che bisogna continuare, e soprattutto di personale. Senza il personale medico purtroppo non si può fare medicina e medicina di eccellenza. Dobbiamo continuare a tenere alto il livello della contrattazione con il governo centrale, anche perché ricordiamo che abbiamo un governo che su questa vicenda si è battuto tanto, aveva promesso la chiusura dell'Ilva, e quindi rispetto a queste promesse noi abbiamo necessità di mantenere alto il livello della tutela ambientale e sanitaria nella nostra città. Dottor Dalagni, responsabile primario del reparto, del neonato reparto di pneumologia, una giornata uggiosa fuori, ma certamente una giornata, come dire, baciata dal sole per quanto riguarda la speranza dei pazienti che si vedono accolti in una realtà concreta. Taranto, una città con gravissime problematiche ambientali, aveva bisogno di un reparto di pneumologia come il pane. Questo per l'ASL di Taranto è sicuramente un evento epocale. La sanità pubblica non ha mai avuto una pneumologia struttura complessa con degenza, pertanto bisogna dare atto alla bravura della dirigenza dell'ASL e alla volontà della Regione Puglia di aver realizzato questo progetto per Taranto, che finalmente vede, per quanto riguarda le sofferenze dei malati, una risposta importante, insomma, la possibilità di curare, diagnosticare sul posto, in questa città, patologie di tipo oncologico, o poter gestire le gravi insufficienze respiratorie che purtroppo hanno come causa sicuramente, o perlomeno tra le cause, l'inquinamento ambientale che Taranto vede purtroppo come prima causa di riacutizzazioni, è una risposta importante che si dà. Quindi, ripeto, l'evento per la città è sicuramente unico, bisogna ora sicuramente cercare di crescere, questo è il primo passo. Nel futuro è previsto un ulteriore ampliamento sia dei posti letto, quindi andremo ad aumentare l'offerta e cercheremo di creare una rete pneumologica per tutte le strutture ospedaliere. È giusto considerare, ovviamente, dare spazio ai soggetti istituzionali, perché da loro dipendono le decisioni, i provvedimenti riguardanti la sanità ionica, ma io do priorità assoluta agli utenti, e abbiamo qui Massimo Cassano, rappresentante appunto del Comitato per un quartiere migliore. Abbiamo il governatore, abbiamo il direttore generale, quali le vostre rivendicazioni? Niente, noi, le nostre rivendicazioni sono praticamente, abbiamo ritirato una manifestazione, che oggi avevamo una manifestazione qui davanti. Poi, con incontri col direttore Rossi, abbiamo ritirato la manifestazione solo con un accordo di incontrare il presidente Emiliano seduti a tavolino per parlare sempre per le guerre che facciamo noi da 3 anni, 4 anni per la riapertura del pronto soccorso del Moscati. L'accordo ci è stato, siamo qui noi anche come comitato per un quartiere migliore di Paolo VI, e avremo l'incontro firmato e tutto anche dal direttore Rossi, e avremo l'incontro oggi pomeriggio con il presidente Emiliano. Eccoci con il dottor Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto. E direttore, l'inaugurazione del reparto di pneumologia, certamente un momento importante, perché voi ovviamente come 118 raccogliete le emergenze, però poi queste emergenze devono avere tutto un loro iter diagnostico e terapeutico, e una realtà come quella tarantina, flagellata dalla situazione ambientale, beh, la pneumologia è d'obbligo. È una giornata importante che definisco storica per questo territorio e per la sanità che governa questo territorio, perché restituire ai tarantini la possibilità di avere un reparto dedicato per la patologia polmonare, considerato l'indice epidemiologico davvero
rilevantissimo delle neoplasie polmonari che patiscono i tarantini per le note questioni correlate al disastro ambientale, ma anche tutta la patologia polmonare, anche non neoplastica, mi riferisco in primo luogo alle allergie, alle fenomenologie asmatiche, alle broncopneumopatie croniche ostruttive aggravate in modo rilevante dalla presenza di irritanti chimici nell'atmosfera, fa sì che questa necessità doveva concepirsi quale improcrastinabile e di fatto oggi vede nascere la prima giornata della sua nuova attività. Ne ricaveremo un beneficio sicuramente. La pneumologia nasce con le spalle larghe, con un'esperienza maturata in ambito interdisciplinare integrato di estrema qualità, e il 118 farà la sua parte, perché anche questa nuova realtà ci permetterà di meglio distribuire il paziente acuto che abbia problemi respiratori, affinché il percorso di diagnosi e di terapia venga nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. A Taranto ovviamente dal punto di vista medico si lavora in equip, le varie patologie e i vari interventi sanitari non sono a compartimento stagno. Siamo qui appunto con il primario di oncologia, il dottor Salvatore Pisconti. Allora, dicevamo anche con il suo collega Silvano, un momento importante, una risposta alle sofferenze del territorio, questa inaugurazione, questa nuova realtà di un reparto ad hoc di pneumologia. Accanto a me, non a caso, vedete il dottor Iarussi, primario della chirurgia generale, chirurgo toracico. Grazie a lui a Taranto si è riusciti a portare la chirurgia toracica e ormai Taranto è annoverato fra i primi posti in Puglia come casistica, ma non solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo, però di questo è preferibile che ne parla lui, perché è riuscito a portare delle innovazioni terapeutiche importanti che hanno creato finalmente l'interruzione della migrazione verso la chirurgia toracica. Dicevi giustamente, i risultati, i successi in ambito oncologico possono non passare attraverso la multidisciplinarietà. Noi da anni già lavoriamo nell'ambito del polmone, della patologia oncologica polmonare in modo multidisciplinare, periodicamente ogni settimana ci si incontra per discutere i casi collegialmente, offrendo quindi al paziente la possibilità di essere preso in cura sotto ogni punto di vista, con facilitazione non solo di tipo diagnostico ma anche terapeutico. E lo diciamo sempre che i due volani dell'assistenza sono la multidisciplinarietà e la ricerca. Accanto a me c'è anche la dottoressa Moscogiuri, che invito ad essere qui presente, che è il direttore del Dipartimento del Farmaco, che è molto vicina e molto sensibile proprio alla problematica dell'innovazione farmacologica, convinta come noi dell'utilità della sperimentazione di portare qui le molecole, consentendo anche qui di non far migrare. Dottoressa, diamo la priorità alle donne, poi il dottor. Prego, prego, dottoressa. E allora parlavamo di questa Taranto che anche dal punto di vista proprio della sperimentazione va avanti. Sì, noi abbiamo cercato di supportare il più possibile tutto il dipartimento oncoematologico, sia favorendo l'accesso immediato ai farmaci innovativi, ma anche abbiamo reso compatibile con i discorsi di sostenibilità economica, perché abbiamo allestito un laboratorio talmente tanto grande che centralizza tutte le preparazioni della provincia, da far sì che non ci siano sprechi, e quindi noi in questo modo favoriamo l'accesso alle terapie innovative e nello stesso tempo sopportiamo anche il carico economico degli attuali farmaci oncologici, che comunque stanno aumentando la speranza di vita rispetto ai farmaci citotossici del passato. Il dottor Silvano, direttore della radioterapia oncologica qui al Moscati di Taranto, certamente Taranto vive una realtà ambientale disastrosa e il reparto di pneumologia rappresenta indubbiamente un passo in avanti importante, perché poi voi dal punto di vista oncologico siete proprio voi a raccogliere quelle situazioni talvolta disperate. La pneumologia rappresenta, come dire, un filtro rispetto a situazioni ulteriori. Non solo, ma la pneumologia lavora strettamente, a stretto contatto con la chirurgia toracica, perché tutti i pazienti che devono essere suscettibili di trattamento chirurgico vengono comunque studiati anche da un punto di vista pneumologico, e anche per la radioterapia, perché è fondamentale per il paziente che fa poi radioterapia avere uno studio funzionale della funzione respiratoria
e di conseguenza riuscire a avere la classificazione se il paziente può fare o meno il trattamento che è radioterapico e in che misura e in che quantità lo possa fare. Quindi voglio dire, è tutta una sinergia, non solo, poi la pneumologia è importantissima anche per tutto il problema della diagnosi, quindi delle broncoscopie e della stadiazione del paziente. Ovviamente c'è tutto un lavoro di squadra, che questa è la cosa che va rimarcata, fra la pneumologia, la chirurgia toracica col dottor Ierussi, la radioterapia oncologica con me, l'oncologia medica col dottor Pisconti, tutto è centrato sul riuscire a cercare di dare il miglior trattamento possibile al paziente che oggi come oggi da Taranto non importa più che migri per le patologie oncologiche del distretto respiratorio, che sappiamo essere il 20% in più a Taranto rispetto al resto della Puglia. Il dottor Teodorico Ierussi, direttore della chirurgia generale, certamente questo reparto di pneumologia rappresenta, come dire, un avamposto rispetto poi ai vostri successivi interventi. Ma questa è la pneumologia, l'apertura di questo reparto va a colmare un anello mancante della catena, in quanto, come diceva prima il dottor Pisconti, il volano di tutta questa del trattamento dei pazienti è la multidisciplinarietà. La pneumologia risulta un reparto cardine nella diagnostica e per indirizzarci poi i malati con neoplasie polmonari. Noi a Taranto, nonostante l'assenza fino adesso della pneumologia, abbiamo fatto circa 500 interventi in 2 anni di chirurgia toracica, di questi la maggior parte è il cancro del polmone. E vorrei sottolineare che mentre da un canto c'è una maggiore aggressività nei confronti del tumore, dall'altra c'è una minore invasività, cioè mi spiego, noi operiamo pazienti con tumori anche voluminosi, anche grandi, con grosse demolizioni, però cerchiamo di farlo e spesso ci riusciamo per fortuna in maniera mini-invasiva, cioè con una minore aggressività locale. Questo ci permette un recupero molto più rapido del paziente per poi portarlo a fare eventualmente chemioterapia, radioterapia e quant'altro. Quindi questo risulta un po' l'elemento innovativo che abbiamo portato, non più i grossi tagli, i grossi interventi, ma bensì sempre grossi interventi ma con una minore invasività. Michele Mazzarano, consigliere della Regione Puglia. E allora, consigliere, un momento importante per Taranto. Certamente l'inaugurazione della pneumologia, la stabilizzazione è importante, ma ci sono altre anche emergenze. In che misura la Regione Puglia vuol dare risposte alle emergenze appunto della sanità ionica? Ma qui c'è un progetto che è un progetto che va seguito con attenzione. È giusta la rivendicazione di molti cittadini ad avere il pronto soccorso, ma credo che bisogna tener conto del fatto che qui si sta realizzando con investimento tutto della Regione Puglia una parte del lab oncologico dell'intera regione, quindi di fatto un polo oncologico che dovrebbe contenere la mobilità passiva e i viaggi della speranza di tanti cittadini malati di tumore. E la pneumologia è un tassello dentro questo mosaico ampio, ma poi bisogna consentire l'interventistica, la diagnostica e l'interventistica che di fatto possono realmente rappresentare il punto di svolta di questo polo e di questo territorio che ha bisogno, ha una domanda epidemiologica molto emergenziale. Ed ora, attorniato dalla folla e dagli operatori dell'informazione in particolare, ascoltiamo il governatore di Puglia, Michele Emiliano. Finalmente stiamo assumendo delle persone che per anni abbiamo tenuto appese come se fossero, diciamo così, dei servi più che dei servitori dello Stato, e quindi io amo il termine servitore, non il termine schiavo o servo. Per fare questa cosa ovviamente abbiamo dovuto rimettere in ordine tutta la sanità pugliese, che era bloccata, quasi commissariata, in piano di rientro si dice. Noi non potevamo fare niente, né assumere né muoversi, perché era tutto saltato per aria. Quindi queste stabilizzazioni sono il frutto del piano di riordino, un piano di riordino che è stata una trattativa durissima, non è che mi sono alzato la mattina e ho deciso di fare il piano di riordino, è stata una trattativa durissima col ministro
della sanità, con il Ministero della Sanità e soprattutto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che è quello che ci dà le autorizzazioni a fare le stabilizzazioni e a fare le nuove assunzioni. E in questa trattativa ovviamente ci sono delle cose che sono venute meglio e delle cose che sono venute peggio. E naturalmente una delle cose belle però è che qualche anno fa, con una associazione che si chiama Liberi e Pensanti, io avevo preso un impegno a trasformare questo ospedale in un ospedale oncologico. E questa possibilità, che devo dire questa idea, io ricordo ancora quando mi vennero a trovare a Pulsano queste persone e mi dettero questa idea, lo riconosco, non ho paura di dire chi mi ha dato questa idea. Quindi trasformare questo ospedale, l'ospedale Nord, nell'oncologico di Taranto è stata una buona idea. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, nulla è perfetto, tutto è migliorabile. Oggi inauguriamo, nel limite delle nostre possibilità, il nuovo reparto di pneumologia, che ovviamente è inutile dire che le morti premature a Taranto per questioni cardiorespiratorie sono tantissime. E naturalmente avrei un sacco di altre cose da dire, perché la rabbia che ho dentro per il modo in cui è andata a finire la trattativa Ilva è molto grande, però non so se sia la giornata giusta. Potrebbero pensare che io stia qui a fare casino e basta. Io invece cerco di fare delle cose, però la rabbia di non avere una risposta sulla salute delle persone che riguarda Taranto non me la ingoio, non me la ingoierò mai, perché è vero che è importante tutto, ma la cosa più importante della cosa alla quale io sono preposto è la salute dei cittadini, e io non gioco solo in difesa facendo gli ospedali, ma dobbiamo giocare anche all'attacco impedendo alla gente di ammalarsi, che è una cosa sacrosanto. Presidente, lei sa che c'è una protesta sui criteri di selezione da parte di Mittal che è divampata in questi giorni, oggi lamenta delle esclusioni. Allora, oggi ho parlato con alcuni sindacalisti con i quali siamo stati fianco a fianco, prima per fronteggiare Calenda, poi per fronteggiare Di Maio. È chiaro che a Roma ci deve essere qualche virus. Quando qualcuno diventa qualcuno a Roma, si dimentica di esserci andato con i nostri voti e comincia a dare i numeri. Avevano preso degli impegni, avevamo detto che il modello Riva non andava bene, di selezionare antropologicamente gli operai tra quelli affidabili e quelli non affidabili, e invece stiamo punto e da capo. Evidentemente le acciaierie, anche quelle, hanno dei virus. Stanno scegliendo, così mi dicono, gli operai morbidi, e quelli se li tengono. Gli operai più difficili da gestire, quelli li mettono in cassa integrazione. Ovviamente io anche questa roba non me la posso ingoiare. Presidente, salutiamo ovviamente con favore la stabilizzazione dei precari e ovviamente l'inaugurazione della pneumologia. Ci sono però ovviamente altre emergenze che vengono sottolineate, il discorso dei pronto soccorso e delle liste di attesa. In che misura, in che modo intendete intervenire? Allora, ovviamente la condizione della sanità tarantina, quando io sono diventato presidente, era una catastrofe, con un numero di posti letto nettamente inferiore a quella della media pugliese. E quindi riequilibrare queste cose non è semplicissimo, perché significherebbe prendere tutta la sanità pugliese, smontarla e rimontarla in modo equilibrato, e non è possibile, perché bisognerebbe, diciamo così, trasferire centinaia o migliaia di persone, sono 40.000 dipendenti i dipendenti della sanità pugliese, bisogna farlo gradualmente ed è quello che stiamo provando a fare. Mi danno notizie confortanti dal governo sulla gara in corso per il San Cataldo. Ma soprattutto noi dobbiamo immediatamente risolvere la questione del pronto soccorso del Santissima Annunziata, che è stracarico soprattutto nei giorni di festa, dove quando i medici di famiglia purtroppo sono introvabili, il Santissima Annunziata è preso d'assalto. E quindi con il direttore Rossi stiamo cercando di potenziare gli spazi a disposizione del Santissima Annunziata, che, parliamoci chiaro però, è l'unico pronto soccorso salvavita dell'area. Se volete dei pronto soccorso che servano a mettere qualche punto al dito, quelli ci sono e si chiamano punti di primo intervento. Ma se volete dei pronto soccorso che in caso di insulti cardiaci o cerebrali
o in caso di grave infortunio o trauma siano in grado di fare il pronto soccorso. Il pronto soccorso serve solo a questo. Il pronto soccorso non è l'equivalente di un ambulatorio dove uno, quando ha mal di testa, va a farsi visitare. Capisco che in molti casi, se spariscono tutti i medici, il pronto soccorso è l'unico posto dove andare, ma non è quella la sua destinazione. E quindi noi cercheremo di potenziare il Santissima Annunziata in tutti i modi possibili. Nel frattempo anche il punto di primo intervento del Moscati, che non è mai stato un pronto soccorso reale, parliamoci chiaro, è sempre stato un pronto soccorso di completamento, il punto di primo intervento può essere potenziato, perché è evidente che il Santissima Annunziata ha bisogno di aiuto e questo territorio ha bisogno di un potenziamento del punto di primo intervento. Se io lo chiamassi pronto soccorso farei un falso, perché questo non può essere un pronto soccorso, perché sopra non ha tutto ciò che un pronto soccorso deve avere per essere considerato come tale. Bene, termina qui questa parte di Polifemo riservata, dedicata alla sanità ionica. Al rientro, dopo gli obblighi pubblicitari, un'altra parte, altre parti di Polifemo, appunto con la rubrica Senza Bavaglio, ma ora gli obblighi pubblicitari.